E diamo il benvenuto anche questa settimana a Barbara Marchand, a cui facciamo anche gli auguri, no, per un ritorno in piena forma. Un'eroica Barbara, ancora una volta con noi, a te. Vabbè, eroica davvero, perché se senti già dalla voce non è che sia nel meglio delle mie prestazioni. Comunque buonanotte a tutti e spero di farvi compagnia lo stesso con una voce molto più confidenziale del solito. Purtroppo i virus di quest'anno sono abbastanza esacerbati e hanno trovato in me un terreno molto fertile. Ho preso ben due virus, uno dopo l'altro. Quindi, vabbè, chiusa la parentesi, in radio non bisogna mai lamentarsi, anche perché facciamo il mestiere più bello del mondo. La mia biblioteca è aperta, aperta, voi lo sapete. Sono stata attratta questa settimana da un libro molto particolare. Non ha niente del romanzo, non ha niente del saggio, è piuttosto una storia vera, una storia vissuta di un certo Leonard Lynn Buchanan, penso che in inglese si dica così, o Buchanan, comunque Buchanan secondo me. Non fatevi ingannare dall'autore sulla copertina del libro, perché sulla copertina c'è scritto Lynn Buchanan, quindi potrebbe sembrare una donna, invece non è. È un ex agente dei servizi segreti dell'esercito statunitense, esperto di sistemi informatici per il controllo missilistico, progettatore e programmatore di apparecchiature elettroniche militari. Tra l'altro è laureato in psicologia e linguistica e professore di lingua e linguistica militare. Insomma, è un personaggio comunque eclatante, se vogliamo, anche se non ne parla nessuno. Il suo libro si intitola Il settimo senso e non ha niente a che vedere con la New Age, eh? Il settimo senso, sottotitolo I segreti della visione telepatica rivelati da una spia psichica dell'esercito statunitense, edizioni Il punto d'incontro del 2003, la prima versione, la versione italiana è del 2006. È difficile parlare di questo libro, poi ve ne leggerò ovviamente una piccola parte, perché parla di percezione extrasensoriale, la visione telepatica e psichica è stata definita settimo senso, mentre sappiamo che il sesto senso dovrebbe essere soltanto la percezione ambientale. Però col libro non si potrà praticare quanto è descritto nel libro stesso, cioè lui alla fine dà degli esercizi con cui fare pratica, ma è abbastanza difficile, ve lo dico subito. Il libro spiega la storia dell'autore, come sia arrivato ad essere una spia psichica, ed è veramente piacevole. Dà dei termini molto particolari che sono comunque spiegati con le relative spiegazioni. 10 pagine, vi dicevo, sono dedicate agli esercizi, sono molto propedeutici, ma forse non facilmente applicabili. Le storie raccontate nel libro sono vere, quindi prendetele per buone. Vi farà capire come funziona la nostra mente, conscia e subconscia, capire le necessità del nostro corpo, le volontà, i comportamenti degli altri, provare emozioni nuove. Bisogna imparare il perché si creano i sentimenti e le sensazioni e a cosa sono riconducibili. Alla fine diventeremo persone ancora più sensibili. Dunque, il settimo senso dà una spiegazione scientifica al fenomeno del paranormale, quanto poco conosciamo delle nostre potenzialità latenti. È un libro ideale per chi si interessa a certi fenomeni, lasciando da parte ovviamente credenze e preconcetti. È scritto in modo semplice e scorrevole, scoprirete le esperienze dell'autore, e forse avrebbe dovuto descrivere meglio come si fa, ma questo è un problema suo e non possiamo comunque fargliene una colpa.
Lynn Buchanan è appunto un ex agente dei servizi segreti e a quanto pare molti eserciti o servizi segreti di tutto il mondo hanno questi reparti psichici. Poi non bisogna dimenticare che ci sono stati già dei personaggi come Edgar Cayce, Nikola Tesla, Gustavo Roll, Elena Petrovna Blavatsky, che hanno usato forse con risultati sbalorditivi gli stessi sistemi a livello di rabdomanzia, di veggenza, insomma, vabbè, non lo sappiamo. Può darsi, io sono convinta di questo. Le esperienze testimoniate nel libro sono incredibili e sorprendenti, e perfino si avventurano oltre la morte nella vita ultraterrena. È molto preciso l'autore. Poi c'è una domanda che ci facciamo, che è inevitabile: cosa si ottiene dall'affinamento dei poteri extrasensoriali? L'autore fa un elenco includendo pro e contro, e reinventa e reinvita i suoi lettori a procedere solamente se solo motivati. Infatti non si gioca con queste cose. Allora, tratto dal Settimo Senso di Lynn Buchanan, il capitolo 8, che si intitola appunto Il Settimo Senso. Guardate la stanza intorno a voi, guardatela con gli occhi, ascoltatela con le orecchie e tastatela con le vostre mani, odoratela con il naso, percepite la temperatura dell'ambiente, catturate con lo sguardo le macchie di luce e ombra, guardate le forme e dimensioni degli oggetti nella stanza, poi prendete carta e penna e descrivete per iscritto in modo completo e preciso la stanza. Descrivetela in modo così completo che nessuno, leggendo quello che avete scritto, possa essere in grado di dire: oh, hai dimenticato qualcosa. Vi renderete conto che non è un esercizio facile come avevate pensato. Ci saranno centinaia di cose su cui avrete sorvolato e migliaia di dettagli che avrete dimenticato. Una volta ho chiesto a una classe di dirmi il colore delle pareti della stanza in cui si svolgevano le sessioni di allenamento. Il colore è chiamato bianco deserto. È bianco con una leggera sfumatura di beige. Uno studente disse bianco, il successivo disse bianco sporco, il terzo beige chiaro. Il quarto studente, che è un artista molto famoso e di grande talento, rispose: e di circa 1000 colori diversi. Poi ci fece notare che aveva un tocco verdastro nei punti in cui la luce che si rifletteva dal cortile centrale toccava il soffitto. Aveva un punto di blu quando si rifletteva la luce della piscina. Aveva una diversa sfumatura di blu nei punti in cui la luce arrivava dal limpido cielo azzurro. C'era una sfumatura di viola dove la luce si rifletteva da una ciotola di cristalli di ametista ad una finestra vicina, e una di un brillante blu-verde nel punto che rifletteva la luce da una grande ciotola piena di pietre turchesi accanto a un'altra finestra. In realtà, continuò, non trovo un singolo punto in cui ci sia bianco candido, bianco sporco o beige. Guardate di nuovo la descrizione che avete scritto del colore delle pareti della vostra stanza. Avete scritto un colore in generale, tralasciando la miriade di sfumature che si formano da una parete all'altra? È molto probabile che l'abbiate fatto. Questo piccolo esercizio è infinitamente più semplice di quello che viene fatto in una sessione di percezione extrasensoriale che prevede di descrivere un luogo nei minimi dettagli. Uno dei principi di base della PEC, percezione extrasensoriale controllata, è che se non siete in grado di descrivere la stanza attorno a voi usando i vostri sensi, allora non potrete essere in grado di descrivere un luogo dall'altra parte del mondo usando soltanto la vostra mente. Ho intitolato questo libro Il Settimo Senso, non Il Sesto Senso, perché il vostro senso psichico non è il sesto senso, bensì il settimo. Le persone frequentano i corsi di PEC nella speranza di sviluppare questo senso psichico. Forse però l'effetto collaterale più sorprendente è che più può cambiarci la vita dopo aver frequentato un corso di PEC è il fatto che sviluppa non uno, ma due sensi del tutto nuovi.
Noi siamo cresciuti in una cultura che dà valore alle scienze fisiche, escludendo quasi la nostra umanità. Ci è stato insegnato che abbiamo soltanto 5 sensi: vista, udito, tatto, gusto e odorato. Ognuno di questi è associato a una parte fisica del corpo. La cultura scientifica in cui siamo cresciuti non credeva che potesse esserci un senso non associato a una parte del corpo o a un organo di senso, quindi il totale dei nostri sensi deve necessariamente essere 5. Eppure, se prendete 100 persone, una alla volta, e le mettete, per esempio, in una enorme cattedrale, ognuna di loro proverà un sentimento di reverente silenzio. Se le mettete sul bordo di un'alta scogliera, tutte arretreranno istintivamente, come se avessero toccato un pezzo di ferro rovente o sentito odore di marcio. Se le mettete in una tana di leoni, avranno sicuramente una sensazione di panico e di minaccia. In modo simile, se entrate in un luogo in cui c'è un grave pericolo, tenderete a innervosirvi e sarete molto più attenti. Se arrivate a una festa mal riuscita, percepirete immediatamente l'atmosfera negativa e avrete voglia di andarvene. Se vi trovate in una situazione contraria al vostro istinto di sopravvivenza, alla vostra morale, alle vostre paure e gusti, proverete repulsioni. In breve, reagirete a quello che percepite nell'ambiente intorno a voi e lo farete in modo piuttosto prevedibile, attendibile e ripetibile. Quello che percepite è l'atmosfera del posto. La scienza ci dice che qualcosa è stato provato quando si può dimostrarne la possibilità di essere ripetuto in modo prevedibile e attendibile. Il senso della percezione ambientale è prevedibile, attendibile e ripetibile. Poiché però non c'è alcuna parte del corpo associata a esso, viene ignorata come senso di percezione umana dal mondo scientifico. Viene ignorato anche nell'educazione, nell'evoluzione del bambino e nella formazione del personale e di conseguenza è drasticamente sottosviluppato nella maggior parte delle persone. Eppure può essere migliorato. Gli attori e i comici, per esempio, imparano a leggere la sala quando recitano. La polizia impara a leggere la scena di un crimine. Le professioni più rare ed esoteriche di spionaggio insegnano che questa consapevolezza può significare la differenza fra la vita e la morte. Un corso di formazione sulla percezione extrasensoriale controllata si occupa di affinare tutti i sensi, ma l'attenzione viene puntata maggiormente su quello della percezione ambientale, essendo il meno sviluppato nella gran parte delle persone. Per quasi tutti coloro che frequentano il corso si tratta di un aspetto del tutto nuovo di consapevolezza e le esperienze che ne guadagnano sono spesso sorprendenti. Io ve lo consiglio, Il settimo senso di Lynn Buchanan, e Barbara Marchand, ormai con un filo di voce, se ne va a letto anche lei. Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Border Nights, alla prossima settimana.